Fiaba TV. Nelle profondità dell'oceano, oltre il regno degli umani, esisteva un magnifico mondo sottomarino dove vivevano creature straordinarie. Fra queste creature vi era una giovane sirena di nome Ariel. Ariel era la figlia più giovane del re del mare Tritone e viveva in un grande palazzo di corallo insieme alle sue 6 sorelle maggiori. Le sorelle di Ariel erano tutte bellissime e talentuose, ma Ariel era diversa. Aveva una curiosità insaziabile ed un cuore pieno di sogni. Ogni giorno Ariel esplorava le meraviglie dell'oceano, accompagnata dal suo fedele amico Flounder, un piccolo pesciolino giallo e blu. Insieme nuotavano tra i relitti delle navi affondate, scoprendo tesori nascosti e oggetti misteriosi appartenuti agli umani. Ariel collezionava questi oggetti e li teneva custoditi in una grotta segreta, sognando un giorno di poter vivere tra gli umani. «Guarda, Flounder, un pettine!» esclamò Ariel un giorno, trovando un oggetto scintillante tra le alghe. «Ma cosa ci farai con tutti questi oggetti umani?» chiese Flounder, un po' spaventato all'idea di avvicinarsi troppo alla superficie. «Sono così affascinanti, Flounder, mi fanno sognare un mondo diverso», rispose Ariel con un sorriso sognante. Una notte, mentre Ariel nuotava vicino alla superficie, notò una grande nave illuminata da lanterne dorate. Si avvicinò cautamente, nascondendosi dietro un masso. Dal suo nascondiglio vide un giovane principe che festeggiava con il suo equipaggio. Il principe era bello e aveva un sorriso gentile che catturò immediatamente il cuore di Ariel. All'improvviso una tempesta colpì il mare. Le onde si alzarono, il vento soffiò furiosamente e la nave iniziò a vacillare. Ariel osservava con il cuore in gola, incapace di distogliere lo sguardo. La nave si inclinò e il principe cadde in mare. Senza esitare, Ariel nuotò veloce verso di lui, afferrandolo e portandolo in salvo sulla riva. Il principe era privo di sensi, ma respirava. Ariel restò accanto a lui, cantando una dolce melodia per confortarlo. Mentre cantava, la sua voce riempiva l'aria di una magia speciale. Poco dopo, alcune persone arrivarono sulla spiaggia e portarono il principe al sicuro. Ariel osservava da lontano, sperando che il principe si ricordasse della sua canzone e del loro incontro. Il mattino seguente, Ariel fece ritorno nel suo regno sottomarino, ma il pensiero del principe non la abbandonava. Raccontò tutto al suo miglior amico, il pesciolino Flounder, e al granchio Sebastian, il consigliere del re Tritone. «Ariel, devo avvisarti che è pericoloso avvicinarsi tanto agli umani!» l'avvertì Sebastian con preoccupazione. «Tuo padre non approverebbe mai!» «Non posso farne a meno, Sebastian! Voglio scoprire di più su di loro!» rispose Ariel con determinazione. Il re Tritone, intanto, si preoccupava per la sicurezza di sua figlia. Sapeva che Ariel era diversa dalle sue sorelle, ma temeva che la sua curiosità potesse metterla in pericolo. Decise così di tenerla d'occhio, sperando che Ariel non facesse nulla di avventato. Ariel, però, non poteva ignorare i suoi sogni. Ogni notte si recava nella sua grotta segreta, osservando i suoi tesori umani e immaginando come sarebbe stata la vita sulla Terra. Sognava di poter camminare, di danzare e di stare accanto al principe che aveva salvato. I giorni passavano, ma Ariel non riusciva a smettere di pensare al principe. Ogni notte tornava in superficie per osservare il castello del principe, sperando di vederlo ancora. Le sue sorelle e gli amici cominciavano a preoccuparsi per lei. Ariel stava diventando sempre più distante e malinconica. Un giorno, mentre nuotava pensierosa lungo una barriera corallina, Ariel sentì parlare di Ursula, la strega del mare. Ursula era conosciuta per i suoi poteri oscuri e per i patti ingannevoli che faceva con chiunque fosse disperato abbastanza da cercare il suo aiuto. Nonostante gli avvertimenti di Flounder e Sebastian, Ariel decise di andare da Ursula. «Devo trovare un modo per stare con il principe», disse Ariel. «Ursula è la mia unica speranza».
Flounder tremava di paura. Ariel, è troppo pericoloso. Ursula non è affidabile. Ma se è l'unico modo, io devo farlo, rispose Ariel, decisa a fare qualsiasi cosa pur di stare con il suo amato principe. Ariel nuotò fino alla tetra grotta di Ursula. La grotta era circondata da alghe scure e creature spaventose. Entrando, Ariel vide Ursula, una grande polipessa con grossi tentacoli e un sorriso malefico. La piccola principessa Ariel! Esclamò Ursula con voce quasi maligna. Cosa ti porta nella mia umile dimora? Ariel raccolse tutto il suo coraggio. Voglio diventare umana e vivere sulla terra. Ursula rise, un suono che riecheggiò nella grotta come un tuono sinistro. Posso realizzare il tuo desiderio, mia cara, ma ad un prezzo. Quale prezzo? Voglio la tua voce, rispose Ursula con un ghigno. In cambio ti darò gambe umane per 3 giorni. Se riuscirai a far innamorare il principe di te entro quel tempo, resterai umana per sempre. Se fallirai, tornerai ad essere una sirena e la tua anima sarà mia. Ariel esitò per un momento, ma il desiderio di stare con il principe era troppo forte. Va bene, Ursula, accetto. Ursula agitò le sue mani e un contratto apparve davanti ad Ariel. Firma qui, piccola principessa. Con mano tremante, Ariel firmò il contratto. Ursula rise ancora più forte mentre la sua magia avvolgeva Ariel. In un lampo di luce, Ariel sentì la sua voce sparire e le sue pinne trasformarsi in gambe. Cadde a terra, ormai umana, mentre Ursula stringeva il bottino della sua voce in un guscio magico. Buona fortuna, mia cara, disse Ursula con un ghigno. Ricordati, 3 giorni. Ariel si trovò sulla spiaggia, incapace di parlare, ma con il cuore pieno di speranza. Camminare era difficile all'inizio, ma si alzò e cominciò a esplorare il mondo degli umani. Era tutto così nuovo e meraviglioso. Mentre camminava lungo la spiaggia, incontrò il principe, che la riconobbe subito. Tu sei la ragazza che mi ha salvato, esclamò il principe, aiutandola a rialzarsi. Qual è il tuo nome? Ariel cercò di rispondere, ma senza voce non poteva dire nulla. In qualche modo cercò di farsi capire, facendo ampi gesti con le mani e smorfie con il viso. Alla fine, dopo vari tentativi, il principe disse: Ariel? Ariel sorrise ed annuì. Era riuscita a farsi capire. D'accordo, Ariel, vieni con me al castello, disse il principe. Con grande imbarazzo, ma felicissima, Ariel accettò il suo invito e seguì il principe verso il grande castello. Ogni momento trascorso con lui le riempiva il cuore di gioia. Nonostante la mancanza della sua voce, Ariel si sforzava di comunicare attraverso i gesti e il suo sorriso incantevole. Il principe era affascinato da lei e la trattava con gentilezza e rispetto. Ma il tempo correva veloce. Ariel aveva solo 3 giorni per conquistare il cuore del principe. Ogni sera pregava che il principe la amasse come lei amava lui. Il 3° giorno era arrivato e Ariel sentiva il cuore battere forte nel petto. Doveva riuscire a far innamorare il principe di lei prima che il sole tramontasse. Il principe, che ormai aveva sviluppato un affetto speciale per Ariel, organizzò una gita in barca per mostrarle le bellezze del suo regno. Ariel e il principe salirono su una piccola barca e navigarono lungo il fiume. Il sole brillava alto nel cielo e il mondo sembrava perfetto. Mentre il principe remava, raccontava storie del suo regno e dei suoi sogni futuri. Ariel ascoltava attentamente, sorridendo e annuendo, cercando di trasmettere con gli occhi tutto il suo amore. Improvvisamente la barca si fermò in una piccola laguna nascosta. Lì, circondati da grossi alberi e fiori colorati, il principe guardò Ariel negli occhi. Ariel, c'è qualcosa di speciale in te, disse. Non ho mai incontrato nessuno come te. Mi sento così vicino a te, anche se non so nulla del tuo passato. Ariel, con il cuore in gola, sperava che quelle parole fossero un segno del suo amore. Ma prima che il principe potesse dire altro, una melodia ipnotica si diffuse nell'aria. Era la voce di Ariel,
che proveniva dalla conchiglia magica che Ursula portava al collo. Il principe, incantato da quella voce, si girò verso quella melodia. Era Ursula, che utilizzò la sua magia nera per trasformarsi in una giovane donna con capelli neri e occhi penetranti, di nome Vanessa. Ursula utilizzava la voce di Ariel per incantare il principe. Il principe, sotto l'incantesimo, lasciò improvvisamente Ariel e andò verso Vanessa, rapito dalla sua bellezza. Ariel si sentì impotente in quel momento. Guardava la scena con orrore mentre il principe si allontanava da lei. Il sole iniziava a calare e Ariel sentiva il tempo scorrere via. Fece ritorno al castello, il cuore pesante e gli occhi pieni di lacrime. Sapeva che stava per perdere tutto. Quella sera il principe annunciò il matrimonio con Vanessa. Ariel era distrutta. Aveva orchestrato tutto per rubarle l'amore e la felicità. Disperata, si rivolse a Flounder e a Sebastian, i suoi fedeli amici, per cercare una soluzione. «Non possiamo permettere che Ursula vinca!» disse Sebastian con determinazione. «Dobbiamo fare qualcosa!» Flounder annuì. «Dobbiamo distruggere la conchiglia magica! È l'unico modo per rompere l'incantesimo!» Ariel, Flounder e Sebastian si diressero verso la nave, dove si sarebbe svolto il matrimonio. Il sole era ormai basso sull'orizzonte e Ariel sapeva che aveva pochissimo tempo. Con coraggio e determinazione salirono a bordo della nave. Mentre Vanessa e il principe si preparavano per la cerimonia, Ariel e i suoi amici cercavano disperatamente la conchiglia magica. Quando finalmente trovarono Ursula travestita da Vanessa, Ariel si gettò verso di lei e strappò la conchiglia dal suo collo. Con un colpo deciso, la conchiglia si frantumò, liberando la voce di Ariel. La voce tornò dentro di lei in un vortice di luce e l'incantesimo su Vanessa si spezzò, rivelando la vera identità di Ursula. Il principe, libero dall'incantesimo, vide Ariel con nuovi occhi. «Ariel, sei tu!» disse riconoscendola. Ursula, furiosa per la sconfitta, si trasformò nella sua forma originale e tentò di attaccare Ariel ed il principe. Ma con l'aiuto di Tritone, il padre di Ariel, riuscirono a sconfiggere la strega del mare una volta per tutte. Con Ursula sconfitta e il pericolo passato, il principe guardò Ariel con amore. «Ariel, ho capito tutto. Sei tu che ho amato fin dal primo momento. Vuoi restare con me per sempre?» Ariel, con le lacrime di gioia agli occhi, annuì. «Sì, con tutto il cuore». E così Ariel e il principe si sposarono in una splendida cerimonia, circondati da amici e dalla famiglia. Il regno marino e quello umano si unirono in una grande festa, celebrando l'amore e la vittoria del bene sul male. Ariel aveva trovato il suo posto, non solo sulla terra, ma anche nel cuore del principe. Dopo la cerimonia, la festa proseguì con danze, canti e risate. Gli abitanti del mare e della terra ballarono insieme, mostrando che l'amore e l'amicizia possono superare qualsiasi barriera. In un grande prato verde, sotto il caldo sole d'estate, vivevano tanti piccoli animali, fra cui una cicala e una formica. La cicala era una creatura gioiosa e piena di vita, sempre pronta a cantare e a suonare il suo violino di legno. Il suo canto riempiva l'aria di melodie dolci e gioiose, rendendo il prato un posto felice e sereno. Ogni giorno la cicala si svegliava con il sole e iniziava a cantare, saltellando da un albero all'altro, senza nessuna preoccupazione. La formica, dal canto suo, era una lavoratrice instancabile. Appena il sole sorgeva, a differenza della cicala, iniziava il suo lavoro raccogliendo chicchi di grano e semi per l'inverno. Ogni chicco che trovava era un piccolo tesoro che passo dopo passo portava nel formicaio, dove lei e le altre formiche accumulavano le provviste per l'inverno. Sapevano che l'estate sarebbe finita presto e che l'inverno avrebbe bussato alla porta quanto prima e che senza cibo a sufficienza avrebbero sofferto il freddo e la fame. Un giorno, mentre la cicala si riposava su una grande foglia, dopo un lungo pomeriggio di canti, vide la formica che passava, carica di un grande chicco di grano, intenta nel suo lavoro quotidiano. «Formica! Cara formica, perché lavori così tanto in una giornata così bella? Vieni a cantare e a ballare con me!» le disse.
La formica, sudata e stanca, si fermò per un momento e guardò la cicala. Cicala, sono felice che tu sia riposata e che ti stia godendo questo bel sole, ma sappi che presto arriverà l'inverno. Devo raccogliere il cibo finché posso, così avrò qualcosa da mangiare quando farà freddo. Il mio consiglio è che tu faccia lo stesso, altrimenti poi non saprai come fare. Ma la cicala non era preoccupata. Ah, l'inverno è così lontano, c'è ancora tanto tempo per raccogliere cibo. Perché non ti prendi una pausa e ti diverti un po'? La vita è troppo breve per lavorare sempre. La formica sorrise gentilmente e disse: forse hai ragione, cicala, ma preferisco essere preparata. Buon divertimento, allora! E con questo la formica continuò il suo lavoro, mentre la cicala riprese a cantare allegramente. Le giornate d'estate passavano velocemente. La cicala cantava e ballava sotto il sole, godendosi ogni momento. Nel frattempo, la formica e le sue compagne riempivano il formicaio di cibo, lavorando duramente ogni giorno e a volte anche senza sosta. Ogni volta che la cicala vedeva la formica al lavoro, le diceva di smettere di unirsi a lei. Ma la formica rifiutava con gentilezza l'invito e continuava per la sua strada, rimboccandosi le maniche e portando a termine il suo lavoro quotidiano. L'autunno arrivò, portando con sé un vento più freddo e le foglie che cadevano dagli alberi. La cicala continuava a cantare, ma il suo canto diventava sempre più triste. Il sole infatti non era più così caldo e la cicala iniziava a notare che c'era sempre meno cibo nel prato. Una mattina poi la cicala si svegliò e trovò tutto il prato coperto da un sottile strato di ghiaccio. L'inverno era arrivato. Gli alberi erano completamente spogli e il prato, una volta verde e rigoglioso, era diventato un deserto freddo e inospitale. La cicala cercò di trovare qualcosa da mangiare, ma tutti i semi e i chicchi di grano erano ormai sepolti sotto la neve. Affamata e tremante per il freddo, la cicala si ricordò della formica. «Forse la formica mi può aiutare», disse tra sé, e così si trascinò fino al formicaio lì vicino. Quando arrivò, bussò timidamente alla porta. La formica aprì la porta e vide la cicala lì fuori, tremante e affamata. «Cicala, cosa ci fai qui? È arrivato l'inverno! Non dovresti essere al caldo nella tua tana?» le chiese la formica. «Non ho una tana», rispose la cicala tristemente. «Ho passato tutta l'estate a cantare e non ho raccolto nulla per l'inverno. Ora ho fame e freddo. Ti prego, formica, puoi aiutarmi?» La formica, che era gentile e compassionevole, sentì un po' di tristezza per la cicala. «Cicala, ti avevo detto di prepararti per l'inverno. Capisco che ora stai soffrendo. Entra pure e ti darò un po' di cibo per aiutarti a superare questo momento difficile». La cicala entrò nel formicaio e si scaldò con il cibo che la formica le offrì. Passarono l'inverno insieme, al sicuro e al caldo, e la cicala promise a se stessa che quando sarebbe tornata l'estate avrebbe lavorato sodo per prepararsi al futuro. Per ringraziare la formica della sua ospitalità, di tanto in tanto la cicala si esibiva in una delle sue canzoni, creando un'atmosfera di gioia e serenità in tutto il formicaio. Quando l'inverno finì e il sole tornò a splendere nel prato, la cicala mantenne la sua promessa. Ovviamente continuava a cantare, ma ogni giorno si prendeva del tempo per raccogliere cibo a sufficienza per l'inverno successivo. La formica, vedendo la cicala lavorare sodo quando ce n'era bisogno, era felice di vedere che avesse imparato la lezione. Da quel giorno la cicala e la formica diventarono grandi amiche. Lavoravano insieme durante l'estate e quando l'inverno tornava si godevano il calore e il cibo che avevano raccolto insieme. E così la cicala imparò che c'è un tempo per cantare e un tempo per lavorare e che con un po' di impegno è possibile prepararsi per affrontare qualsiasi difficoltà. C'era una volta, in un lontano e colorato villaggio dell'Antico Oriente, un uomo gentile di nome Ali Baba. Ali Baba era un taglialegna. Ogni mattina, con passo deciso ed allegro, si avventurava nella foresta per raccogliere legna da vendere al mercato. Ali Baba amava la sua vita semplice, ma desiderava sempre aiutare gli altri. Un giorno, mentre camminava tra gli alberi alti e verdi, Ali Baba si imbatté in una parte della foresta che non aveva ancora esplorato. Ad un certo punto sentì uno strano rumore provenire da lontano, farsi sempre più forte, come il rumore di cavalli che si avvicinano galoppando.
si nascose dietro un grande albero e guardò in lontananza. Vide un gruppo di uomini, tutti vestiti con abiti ricchi e colorati, che si avvicinavano ad una caverna nascosta tra le rocce. Ali Baba notò che questi uomini avevano con sé enormi sacchi pieni di oro e gioielli scintillanti. Era chiaro che non erano semplici viaggiatori, doveva essere una banda di ladroni. Giunti all'entrata della caverna, i ladroni iniziarono a parlare fra loro e Ali Baba, spinto dalla curiosità, si avvicinò per ascoltare meglio. Quello che sembrava essere il capo della banda, un uomo robusto con una lunga barba nera, parlò con voce profonda e misteriosa e disse: «Apriti, sesamo!» E con un rumore di pietre che si spostano, la grande roccia davanti all'ingresso della caverna cominciò a muoversi e si aprì, rivelando le meraviglie al suo interno. Ali Baba era sbalordito. Gli occhi gli brillavano mentre osservava la scena. Dentro la caverna, infatti, poteva intravedere montagne di oro, argento e gemme scintillanti. Era il tesoro raccolto dai ladroni ed era immenso. I ladroni entrarono portando con sé il nuovo bottino e la roccia si richiuse dietro di loro. Non molto tempo dopo i ladroni uscirono e partirono in cerca di nuovi tesori. Ali Baba, vedendoli andar via, sentì un'ondata di emozione. Aveva appena visto un tesoro straordinario e il desiderio di entrare in quella caverna misteriosa e prendere qualche gioiello era davvero grande. Con cautela si avvicinò all'ingresso, fece un respiro profondo e sussurrò le parole magiche che aveva sentito poc'anzi. «Apriti, sesamo!» La grande roccia davanti all'ingresso della caverna si mosse lentamente e si aprì. Una volta dentro la caverna, Ali Baba fu accolto da uno spettacolo straordinario. Montagne di tesori riempivano lo spazio, c'erano sacchi pieni di monete d'oro, anelli, collane e pietre preziose di tutti i colori. Ali Baba si sentiva come un bambino in un negozio di dolciumi, ma sapeva che doveva essere prudente. Non voleva certo rischiare di essere scoperto dai ladroni. Così decise di prendere solo alcune monete d'oro e gioielli, lasciando intatto il resto del tesoro. Riempì velocemente un sacco con quanto aveva raccolto e si incamminò verso il suo villaggio. Era felice, ma in cuor suo sapeva che quello che aveva scoperto doveva rimanere un segreto. Decise quindi di non dire nulla a nessuno, nemmeno a sua moglie, così da tenerla al sicuro. Una volta a casa, Ali Baba nascose il sacco di tesori e tornò alla sua vita quotidiana. Nei giorni seguenti, la vita di Ali Baba cambiò in meglio. Con il tesoro che aveva trovato, riuscì a comprare del cibo prelibato e a sistemare la sua casa in modo più confortevole. Ogni tanto, infatti, prendeva del denaro dal sacco che aveva nascosto e lo utilizzava per comprare oggetti e beni che prima non si sarebbe mai sognato di avere. Questo col tempo non fece che aumentare i sospetti delle persone del villaggio che vivevano intorno a lui. Come aveva fatto ad arricchirsi in così poco tempo? Si chiesero in molti. Un giorno, mentre Ali Baba era al mercato, i ladroni tornarono alla caverna per depositare un nuovo bottino conquistato e per assicurarsi che tutto fosse sotto controllo. Quando si accorsero che il tesoro era stato parzialmente sottratto, capirono subito che qualcuno aveva trovato il loro nascondiglio e scoperto la parola magica. Dopo aver sparso la voce per il paese, i ladroni vennero a scoprire che un umile taglialegna di nome Ali Baba si era arricchito improvvisamente e non ci furono più dubbi. Era stato lui ad impossessarsi del loro tesoro. Si diressero immediatamente verso la sua casa per riprendersi il loro bottino. Quando la moglie di Ali Baba li vide avvicinarsi, si spaventò molto, ma non si fece dominare dalla paura. Decise di mettere in atto un piano per proteggere la sua famiglia. Preparò una grande pentola di olio bollente e la posizionò vicino alla porta di casa. Era pronta ad usarla contro di loro se i ladroni avessero cercato di entrare. E così fece. Infatti, non appena i ladroni entrarono, versò tutto l'olio bollente su di loro, facendoli scappare terrorizzati dalla sorpresa e dal dolore. Spaventati e feriti, giurarono di non tornare mai più in quel villaggio. Quando Ali Baba tornò a casa e vide i resti di tutto quello che era successo, disse: «Moglie cara, ma cosa è successo qui?» «Sono entrati dei ladroni e volevano rubare la nostra casa, ma sono riuscita a difendermi». Ali Baba si rese conto di aver messo la sua famiglia in pericolo e confessò il segreto del tesoro alla moglie. Dopo quello che era successo, Ali Baba capì che la famiglia e una vita serena erano più importanti del denaro e del desiderio di possederne di più.
Decisero così di utilizzare il tesoro in modo saggio, facendo del bene al villaggio e alle persone bisognose. Costruì scuole per bambini affinché tutti avessero l'opportunità di imparare e crescere, un ospedale per curare i malati e aiutare chi era in difficoltà, migliorò strade, fontane, insomma, migliorò notevolmente la qualità della vita. I villaggi vicini, stupiti dalla generosità di Ali Baba, iniziarono a parlare di lui come di un uomo saggio e buono. Ogni anno il villaggio festeggiava con una grande festa Ali Baba e sua moglie, per ringraziarli del loro grande cuore e delle loro azioni generose. Ali Baba aveva imparato una lezione preziosa. La vera ricchezza non è solo nel possedere un tesoro, ma nel condividere ed aiutare gli altri. Il loro bene non solo aveva migliorato la loro vita, ma aveva anche portato gioia e speranza a molti. La loro storia divenne una leggenda nel villaggio, raccontata di generazione in generazione come un esempio di coraggio, generosità e saggezza. Se ti è piaciuta la fiaba, clicca sulla campanella, iscriviti al canale e metti un bel mi piace. Da oggi disponibile anche in formato podcast. Seguici su Instagram.